Buongiorno a tutti. Con la meditazione di oggi iniziamo, ci inoltriamo, ecco, nel nostro tema di cui ieri sera abbiamo dato un'introduzione, ecco, uno sguardo introduttivo. Ieri sera ho citato un passo di Luca, quel passo redazionale di Luca 8, in cui si diceva: c'erano con lui i dodici e alcune donne, tra cui Maria, la Maddalena, Giovanna, che abbiamo detto la moglie di quel, e poi Susanna e molte altre. Ecco, a introdursi nella meditazione di questa mattina vi leggo un passo di una poetessa italiana, si chiama Marina Marcolini, che così ha costruito delle poesie intorno a queste figure femminili del Vangelo, tra cui proprio questa Giovanna. Giovanna è citata 3 volte nel Vangelo di Luca, ma è caduta poi nell'oblio, perché non so quanti cristiani conoscano questa Giovanna, ecco, no? Neanche degli apostoli vengono citati così tanto, ecco, però sempre per quell'obnubilamento che si è verificato nella Chiesa, abbiamo fatto cadere nell'oblio anche queste donne. Allora, dedicare a lei alcune parole poetiche penso che sia in qualche modo riscattarla da questo oblio, ecco. E quindi ascoltiamo Giovanna, discepola di Gesù, cosa può aver pensato, ecco. Come nomadi del deserto, ogni giorno leviamo le tende. Si lascia la frescura amica di una casa, la penombra accogliente di un riparo, e si esce alla luce accecante di questi torridi mesi d'estate per ripartire ancora. Bagaglio leggero impone il viaggio e cuore fiducioso. Domani non so se qualcuno aprirà la porta, ma confido nel tesoro d'amore disseminato per strade e città. Mani e sorrisi che aprono case e ristorano cuori. Ogni sera è sera di festa, la festa di gigli e degli uccelli che godono il sole di oggi. Cammino leggera come una nomade, ma porto con me volti e profumi e colori e sempre più storie di uomini e donne. Ho lasciato la ricchezza di un palazzo per un arcobaleno. Ora è libero il cuore, ha smesso di cercare sicurezza e giorno dopo giorno vado di inizio in inizio, nomade d'amore. Cammino e canto, cammino e ringrazio. Tu hai spalancato la mia vita, sei vento che soffia e gonfia le vele, seguirti è cosa da gente coraggiosa che si fida solo del vento. Su rotte nuove ci porti, pieni di rischi, ogni giorno uno scoglio, una secca, e forse più avanti ci aspetta un naufragio. Ma mi sono lasciata afferrare da te, e catturandomi mi hai liberata. Ora cammino a un passo da regina. Come in un tuffo in acque profonde, dapprima ho avuto paura, ma ora ho in dono da te un nuovo respiro. Scintilla d'eterno mi sento vicino a te, eretta, regale. Con un soffio hai disperso paure, con mano ferma slegato fardelli,
caricati da uomini sulle mie spalle, e ora sono arco di pietra che dà slancio e sostiene. Tu ti appoggi a me, povero di cose e ricco di tutto. Io ti do pane in cambio di vita, e ho imparato da te a dare come un povero che riceve. La mia ricchezza è diventata feconda, i miei beni e il mio nome che apre le porte non sono più peso che intralcia il viaggio, laccio che ostacola il passo. Sulla strada, fatta insieme da tempo, con te e con i tuoi, si è cambiato l'oro in pura luce e in fuoco che spinge la carovana. Con gli occhi nel sole, a ogni alba, io so che rinunciare per te è uguale a fiorire. Bene, abbiamo ascoltato anche Giovanna. Adesso prendiamo un brano che conosciamo molto bene, Marco 1, i versetti che vanno dal 29 al 31. Voi sapete che l'inizio del Vangelo di Marco racconta la prima grande giornata di Gesù, che in realtà non è altro che tipologica, cioè nella prima giornata di Gesù è racchiusa in maniera simbolica tutta l'avventura di Gesù di Nazareth. Quindi le cose che succedono in questa prima giornata hanno un forte valore simbolico, una forte portata simbolica. Il racconto su cui ci fermiamo è il famoso racconto della guarigione della suocera di Pietro. Quindi Gesù incontra una donna e una donna malata. Subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Quindi siamo all'inizio e quindi ogni cosa che incontriamo dobbiamo fare molta attenzione, perché non sono casuali le parole che vengono usate, i luoghi, gli spostamenti, i gesti di Gesù. Qui si dice che Gesù esce dalla sinagoga, entra nella casa di Pietro. Ora, chi è stato in Israele, chi è stato a Cafarnao, perché si visita Cafarnao, è una tappa fondamentale, ecco. Vi ricorderete che la casa di Pietro, che c'è ancora, e la sinagoga sono molto vicini, saranno, penso, ma neanche 100 metri tra, 50 metri forse tra tra la sinagoga e la casa. Quindi voi immaginate, no? Gesù che esce e subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Pietro. Questo possiamo dire è il racconto storico, ecco, no? Quello che Gesù ha fatto. Ma c'è qualcosa di più grande dietro. Qui lo spostamento è epocale. Gesù esce dalla sinagoga ed entra nella casa di Pietro. Ovviamente casa di Pietro sta a indicare la chiesa. È un termine tecnico, casa di Pietro, si indica la chiesa. Quindi la suocera che è dentro
non è soltanto la suocera di Pietro, rappresenta tutti coloro che stanno nella Chiesa, quindi i cristiani. La Chiesa fatta di uomini e di donne, quindi bisogna fare questo passaggio, questo passaggio che è molto importante. E poi non è la casa di Pietro soltanto, un altro elemento da tenere presente è che è la casa di Pietro e Andrea, suo fratello. Insieme a altri due personaggi entrano dentro, Giacomo e Giovanni, che sono altri due fratelli, quindi abbiamo coppie di fratelli. Non è un caso neanche questo che Marco ricordi coppie di fratelli nella casa di Pietro, che è la Chiesa. Quindi, ecco, bisogna tenere presente queste cose, se no rischiamo di fare una lettura anche molto superficiale, ecco. Quindi si esce dalla sinagoga, cosa vuol dire? Si esce da un mondo, che è il mondo religioso. La sinagoga è come, possiamo dire, il tempio, cioè il luogo sacro dagli ebrei, dove ci si riuniva in qualche modo per potersi unire al divino. Ora, nella sinagoga, nel tempio, nella sinagoga, cioè nei luoghi sacri ebraici, vigeva la logica mosaica. Cosa vuol dire? Voi sapete l'alleanza che Dio stipula, la stipula con Mosè, quando gli dice, gli dà sul monte le tavole, no? Dicendo, prendi, queste sono le tavole dell'alleanza, se le osserverete sarete in comunione con me. L'alleanza era, possiamo dire, si viveva l'alleanza con Dio, ci si univa a Dio, a patto che si osservasse leggi, precetti, norme, sacrifici, culti, liturgie, capite? Questo era il mondo della sinagoga. La religione ti dice che se tu assolvi certe cose, se tu vivi certe cose, se obbedisci, se fai, se frequenti, se osservi, allora sei... Ora Gesù lascia tutto questo, esce dalla sinagoga ed entra nella Chiesa, che ci dice tutta un'altra cosa. Non vige più la logica mosaica. Non bisogna più osservare precetti, culti, norme, sacrifici per essere in contatto con... È finita, quell'alleanza è finita, perché era fallimentare. Nella Chiesa si vive tutta un'altra cosa. L'essere raggiunti, quindi non più raggiungere il divino, questa è la religione. La religione ti dice come raggiungere il divino. Cosa devi fare, come devi comportarti, cosa devi osservare, cosa devi... No? È finita l'epoca del devi con Gesù. Adesso c'è la logica dell'accogliere. Infatti questa donna, che è un simbolo ovviamente per rappresentare tutta l'umanità, cosa fa? Devi soltanto accogliere, accoglierlo. È lui che viene a visitarti, è il divino adesso che ti visita. Non più tu che devi fare qualcosa, ma semplicemente lasciarti raggiungere, lasciarti guarire da una malattia. Questa donna è malata, poi vediamo qual è la malattia che sta di fondo, per poi mettersi a servizio.
Quindi, in ultima analisi, ciò che ti unisce a Dio non è più l'osservanza precettistica dei comandamenti, di tutte queste cose, ma semplicemente l'amore. Ecco, capite perché è importante questo testo che è posto all'inizio del Vangelo? Perché in qualche modo ci dà la password, no? ci lascia in qualche modo la chiave di lettura per tutto il Vangelo. Siamo all'inizio della giornata di Gesù, siamo al capitolo 1 di Marco, siamo all'inizio. Dobbiamo, dice Gesù, uscire dalla mentalità sinagogale, possiamo dire, no? Del tempio, della religione, del dover fare qualcosa per Dio, ha tutta un'altra logica. Lasciarci fare da Dio per poter cominciare ad amare i fratelli. Capite? Non è, ecco perché non è un caso che dentro questa casa si trovino due coppie di fratelli. Perché quella è la nuova, questa è la Chiesa. La Chiesa è costituita da fratelli e sorelle, ovviamente, cioè la Chiesa è costituita da persone che si amano perché hanno accolto l'amore che li ha guariti. Questa donna ha la febbre, è un simbolo, abbiamo detto che è un simbolo la donna, la suocera, è un simbolo anche la febbre, è una malattia. Allora la domanda che dovremmo farci è: qual è la malattia per eccellenza, per antonomasia, che colpisce la Chiesa, che colpisce i cristiani, che colpisce ciascuno di noi? Di cosa siamo ammalati? Di egoismo. Per Marco questa cosa è molto importante. Marco si è accorto che il cancro della Chiesa è l'egoismo, il potere, il trattenere, l'autoreferenzialità, il successo. Infatti ci tornerà su pochi capitoli dopo, in Marco 9:33 abbiamo questo passo. Giunsero Gesù e i discepoli a Cafarnao e quando fu in casa chiese loro: di che cosa stavate discutendo lungo la strada? Ed essi dicevano, ed essi tacevano, infatti per via discutevano tra loro chi fosse il più grande. E Gesù dice, ma non avete ancora capito? È grande soltanto chi serve. Questa è la malattia. La malattia della Chiesa, la malattia che colpisce tutti, è il potere, è il esercitare, voler essere il primo, voler essere grande in qualche modo. Prevalere, essere al centro. E voi sapete che chi è malato di queste cose è perché anzitutto una cattivissima, o se vogliamo malata, relazione con se stessi. Se non accettiamo noi stessi, dobbiamo esistere
esercitando il potere. Se io non mi considero nessuno, ho bisogno di mettere l'altro come sgabello dei miei piedi, ai miei piedi, per poter sentirmi importante. È molto semplice la cosa. Per questo che Gesù dirà: ama il prossimo tuo come te stesso. Se non cominciamo ad amarci un po', useremo sempre gli altri come sgabello per elevarci, come strumento per sentirci qualcuno. E guardate, non bisogna essere in politico o ricoprire grandi, ognuno nel suo piccolo esercita il suo piccolo potere, siamo bravissimi. Il testo dice che egli si avvicinò. Tutto il discorso di ieri, no? Gesù che si avvicina a una donna, poi era malata, quindi chissà, poteva essere impura, poteva essere... Capite? A lui non frega niente delle, anche delle, quello che la legge poteva imporre, poteva prescrivere. E questa sarà una costante bella del sempre che muoverà Gesù. Gesù non viene mosso dalla legge, neanche divina. Gesù non si muove per la legge divina, si muove per il bisogno degli uomini e delle donne che incontrava. Cioè, ciò che ha fatto muovere Gesù di Nazareth non era la legge di Dio, non era la Torah. Infatti ha disobbedito continuamente alla Torah. Ciò che l'ha mosso è l'amore delle persone. Per questo che Gesù non è religioso. Si fosse lasciato muovere dalla legge, sarebbe stato un uomo religioso. Ma Gesù si fa muovere dal bisogno, dalla necessità. E poi l'ha pagata sta cosa, però intanto ha capito come funzionava il regno di Dio, che era questo. Ora, in greco si dice che le prese la mano, la fece alzare, ma in realtà non è la fece alzare. Il verbo che viene usato ha due significati molto più profondi che la fece alzare. La risuscitò, viene usato il verbo della resurrezione, e la risvegliò. Ora, il verbo risvegliare è un verbo molto bello, perché la nostra vita è solo questo, un risvegliarci, da che cosa? Dal sonno della morte, cioè dall'egoismo, dall'incentramento su noi stessi, dall'autoreferenzialità. Noi dormiamo su queste cose, noi siamo, capite che chi non ama... È già morto, chi non ama è già morto, quindi noi viviamo nell'oblio di noi stessi, non sappiamo chi siamo perché non amiamo nessuno. Chi non ama non sa chi è. Per questo che è importante il risveglio in tutte le religioni, no? È importante il risveglio, risvegliarsi da questo torpore di non sapere cosa stiamo a fare a questo mondo, cosa facciamo, cosa siamo chiamati. Viviamo così in questa nube, ecco, oscura, andiamo avanti, facciamo le cose. Questo è vivere con senso, vivere da risvegliati e sapere che l'unico modo per vivere da vivi è amare. E chi non ama è già morto. Ora, questa cosa verrà ripresa da Giovanni nella prima lettera, capitolo 3, versetto 14, quando Giovanni dice: noi sappiamo di essere risorti perché amiamo i fratelli. Vedete
Chi ama i fratelli è già risorto. Ecco perché Gesù la prende per mano, la fa rialzare, l'ha risuscitata. Perché l'ha risuscitata? Perché subito si mise a servire. Chi serve è già risorto. Chi si gioca la vita nel servizio, nella cura, chi si gioca la vita nell'amore, è già risorto. Infatti la suocera cosa fa? La febbre la lasciò, la sua malattia mortale che la teneva morta, ecco, la lasciò ed ella li serviva. Vedete che cosa si vive nella Chiesa? Si vive l'esperienza del Cristo, l'esperienza dell'amore che ti guarisce dall'egoismo e ti pone a servizio. La religione è tutta un'altra cosa. La religione ti dice osserva, fai precetti, fai sacrifici, obbedisci ai comandamenti e poi basta servire i fratelli, ma cosa vuol dire? Niente. E invece qui no, cioè Dio lo si incontra nel servizio. Dio non lo si incontra nel tempio, nella sinagoga, capite? Perché Dio è amore, quindi ne farà esperienza amando, non osservando, non diventando religiosi. È nell'amore che si fa esperienza di Dio, perché Dio è soltanto amore. E non è un caso che la risveglia, la risuscita, prendendole la mano. La mano è un simbolo anche questo, la mano, noi con la mano possiamo trattenere o donare. Vi ricordate che c'era anche il paralitico con la mano inaridita e che Gesù la guarisce? Ma certo, la mano che trattiene è un pugno chiuso, la mano rachitica, la mano che trattiene, una mano morta. Gesù apre la mano. Gesù ha guarito la mano di questa donna, capite? Ha guarito questo suo voler trattenere la vita. È un po' la mano che Eva, c'è una tradizione della patristica, no? C'è un padre della Chiesa che dice che quando Maria ha preso il frutto, la mano, il braccio diventarono di legno, no? E certo. Una vita che trattiene, una vita che fagocita, una vita che dice questo è mio, è una vita morta e quindi fa morire tutto, anche la mano, il corpo. Perché trattenere vuol dire morire, condividere invece vuol dire vita, risurrezione. La febbre la lasciò, è una liberazione che abilita la donna al servizio. Allora, siamo donne, facciamoci delle domande molto concrete in questo quando comincerete a meditare oggi, quando sarete in preghiera. La domanda è, non sono religiosa, sono religioso, no, questa non è la domanda sana, perché potreste andare a messa tutti i giorni, dire tutti i vostri rosari, tutte le vostre preghiere, tutti i vostri comandamenti, potete andare a tutti i pellegrinaggi di questo mondo, ma non vuol dire ancora nulla, non vuol dire che siete religiosi, o meglio, in questo modo sareste religiosi. Ma se, cosa vuol dire? La domanda è, siamo donne e uomini spirituali? È tutta un'altra cosa. È la spiritualità che salva la vita, non la religiosità. Ed essere spirituali vuol dire
amare i fratelli, amare i fratelli e non tutto il resto. Perché? Perché essere spirituali vuol dire entrare in contatto con lo Spirito che ci abita, e il primo frutto dello Spirito, dice Paolo in Galati 5, è l'amore. Frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, benevolenza, dominio di sé, tutto questo. Quindi, se siamo donne e uomini spirituali, ce lo dicono gli altri, ce lo dicono i fratelli, le persone che incontriamo, che ci vive accanto, ce lo dicono i profughi, ce lo dicono i poveri, i disperati. Se siamo una chiesa spirituale, ce lo diranno i barconi che arrivano e che non vengono rimandati via. È questo che ci dicono, se siamo una chiesa che segue Gesù Cristo. Se no siamo come quelli della Lega, no? Che sventolano nei rosari i Vangeli, e sono dei pagliacci, perché... E mi dispiace, ma è così, cioè, bisogna essere anche molto chiari. E quindi Luca 22:26, quando Gesù dice: per voi non sia così, ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo, chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? E chi sta a tavola? Eppure io che sono grande sto in mezzo a voi come colui che serve. Vedete, qui siamo all'inizio del Vangelo e Gesù già capovolge tutto. Volete essere grandi, servite. Volete essere i primi, siate gli ultimi, cioè accogliete tutti. Liberandoci dal male, dalla schiavitù dell'egoismo, dalla febbre dell'egoismo, siamo resi come Gesù, cioè siamo riportati all'immagine e somiglianza con Dio. Lo dicevano, chi ama è figlio di Dio. Chi ama? Non ci fa, il battesimo non ci fa figli di Dio, stiamo attenti. È troppo semplice. Un po' d'acqua sulla testa, siamo figli. No, caro. Si diventa figli di Dio attraverso il servizio, attraverso la somiglianza a Gesù, il figlio. E si diventa figli per... Tra l'altro, figliolanza nella cultura ebraica si era figli non perché si era figli di carne e sangue, si era figli per via di assomiglianza. Si diventa figli per via di assomiglianza, si somiglia al padre e in questo modo si è figli. Da come ci si comporta, come si vive, si vede se siamo figli. Non lo si dice ancora dei bambini, no? Ogni tanto, guarda, quando si fa qualcosa, è tutto suo padre. Ma non tanto da quello che fa, da come si comporta, no? È tutto suo padre. Quindi è lì che sta la somiglianza evangelica. Non basta un atto di battesimo a farci figli. Lo si costruisce. Gesù diventa il figlio di Dio, capite? Non è nato figlio di Dio, Gesù è diventato lentamente, attraverso l'amore, il figlio, tanto che il padre alla fine dice: questo è mio figlio, adesso che si è identificato con me attraverso l'amore, questo è mio figlio. Ma questa voce adesso Gesù la può pronunciare su ciascuno di noi. Quindi questa donna, questa suocera, adesso che si è messa a servizio, il padre dice: questa è mia figlia prediletta. Quindi possiamo anche noi sentire sulla nostra vita questa parola del padre: tu sei mio figlio prediletto, perché assomiglia a me, assomiglia a me. Quindi la vita, che cos'è la vita? La vita è un guarire lentamente da questa malattia mortale che è l'egoismo e cominciare a vivere assomigliando sempre di più al Padre. Sarete figli dell'Altissimo, dice Gesù, se farete le cose che fa il Padre.
Allora è un brano importante questo, perché l'altra domanda che dovremmo farci, la prima è: sono più religioso o più spirituale? E la seconda è proprio questa: qual è la qualità delle mie relazioni? Perché in fondo siamo tutti malati nelle relazioni. D'altra parte non c'è bisogno che ve lo dica, perché tutta la sofferenza e tutta la gioia che proviamo derivano dalle nostre relazioni con gli altri. Il nostro inferno sono le nostre relazioni malate, i nostri paradisi sono le nostre belle relazioni. Allora, quando incontro una persona, sotto sotto, la domanda che mi faccio è questa, o meglio, poniamola come domanda, la prima domanda è questa: a cosa mi servi? E questa è la prima domanda che ci sorge quando troviamo una persona: a cosa mi servi? Questa è ancora la domanda dell'uomo religioso, che è ancora dentro quella logica del potere che Gesù è venuto a infrangere. Perché la domanda evangelica, quando incontriamo una persona, dovrebbe essere piuttosto: in cosa posso servirti? E capite che c'è un abisso tra a cosa mi servi e in cosa posso servirti. Questo vuol dire passare dalla morte alla vita. Questo vuol dire risorgere. Se cominciassimo a vivere così, noi sperimenteremmo già la vita risorta adesso. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che chi vive da risorto non muore più, non può morire. E questa donna si alza e comincia a servire chi? Non i bambini dell'Africa, ma quelli che erano in casa con lei, cioè i più prossimi. Quando vogliamo finalmente vivere nel servizio che ci fa risorgere, il servizio va rivolto a chi ci sta proprio vicino, accanto. Anche se a volte è più comodo fare del bene lontano, no? Noi siamo malati, noi siamo presbiti, no? Cioè vediamo molto bene da lontano e male da vicino. La nostra carità è una carità presbita. Facciamo magari i bonifici per i bambini dell'Africa, ma poi quelli che ci stanno molto accanto facciamo più fatica. No, si mise a servirli, quelli lì di casa sua. E qui si mise a servirli, viene usato un verbo in greco che è l'imperfetto, li serve e li continua a servire, c'è un servizio che non finisce più, quindi un amore che non finisce talmente più da superare anche la morte, perché chi ama scavalca la morte. Perché l'unica cosa che andrà oltre la morte non è quello che abbiamo posseduto, ma quello che abbiamo donato. Passerà oltre la morte soltanto ciò che abbiamo donato e non quello che abbiamo posseduto. E quindi tornate sopra questo brano, così sono pochi versetti, adesso vedete che è proprio, eppure è di un contenuto incredibile questo brano.
E penso che il primo atteggiamento è proprio semplicemente quello di lasciarci raggiungere, no? Aprire la nostra casa, accogliere l'amore che pian piano ci guarisce. Ecco la meditazione, no? La meditazione è questo stare a casa, stare lì, stare fermi e lasciarsi guarire, basta. Tu non devi fare niente, non devi... Cosa vuoi servire, cosa vuoi fare se prima non sei raggiunto? Quindi un lasciarsi guarire, un lasciarsi raggiungere, un lasciarsi abbracciare nella nostra malattia, nella nostra febbre, nei nostri limiti, nella nostra fragilità, non importa. Lui, se glielo permetti, nell'immobilità, nel silenzio, nel vuoto, lasciarti finalmente raggiungere, abbracciare, amare. E poi tu ti alzi trasformato e puoi cominciare a servire. Perché sei venuto in contatto con lo Spirito che ti ha visitato, e il primo frutto dello Spirito è proprio l'amore.